Siamo alle nostre breaking news, ben trovati subito nel tratto aretino dell'autostrada, quel tratto che divide Arezzo da Firenze, sempre problematico. Oggi una roulotte si è rovesciata, è mattinata, quindi cose, code e disagi, ma i problemi ci sono anche per chi viaggia in treno. Insomma, il viaggio da Arezzo a Firenze sta diventando sempre più problematico e gli incontri anche per alleggerire i viaggi dei pendolari sembrano non aver dato attualmente risultati troppo concreti. C'è poi una botta e risposta per le mense scolastiche ad Arezzo. Donati dice troppo care, anche la qualità da controllare, ma il vice sindaco Tanti risponde: ottima qualità, siamo ai vertici in Toscana e se spendere di più serve poi per non far pagare la mensa a chi non può, ben vengano appunto i lievi aumenti. Chiudiamo con l'ospedale di Arezzo e quello di Siena e Grosseto, dove arriverà presto la pet visiting, ovvero si potranno portare gli animali da affezione dei ricoverati. Ci sarà probabilmente una stanza apposta, ma insomma una bellissima novità. Queste le nostre breaking news. Grazie per l'ascolto e arrivederci.